Eccoci pronti per cominciare in questa gara in Serie E. Si affrontano oggi le Merendes e i Celtic Glasgow con gli uomini maglia gialla che manovrano la prima azione con un lancio in profondità che certo non impensierisce l'estremo difensore russi. La battuta corta, attenzione a destro! La mezza buccia di rossi e il vantaggio delle Merendes. Sigla Galiero, gol dell'1-0. Cioè non il piacere, però capito, proprio la azione al limite, il mancino! Tiro fuori di un soffio. Attenzione, porta pallone in avanti, riesce a passare, poi l'uscita! Che ingenuità, l'errore dell'estremo difensore, che ma sono sempre state lì. Vale il 2-0 per le Merendes. Attenzione, palla ciuta De Luca, al centro c'è il compagno libero, difende palla, poi la cede di prima! Bella azione al limite dell'area, si riaffacciano in avanti gli uomini del Celtic Glasgow, accorciando le distanze, 2-1, il gol di Monet. No, io ero mi ero appena lasciato, anzi, stavo pure nella fase negativa. Il palo colpito, occasionissima per il 3-1, Monetti. Pallone intercettare, attenzione, continua a lottare, c'è De Luca anche in supporto, Monetti c'era lì, sarà tiro, Monetti, pensa al mancino, poi la gioca, legge bene Caputo, allontanando. Monetti cerca De Luca, attenzione De Luca, tu per tu De Luca! L'intervento decisivo di Aponte. Attenzione De Luca, può sfondare la porta, ci riesce! E arriva il gol del 2-2, il pareggio dei Celtic Glasgow. Bella azione di contropiede finalizzata da De Luca. Monetti prova ad andare sul plus, attenzione Monetti, che parata di Aponte, decisivo. Finisce qui la prima frazione di gioco, parziale sul 2-2. Vediamo cosa ci regalerà la ripresa. Siamo pronti a ricominciare a questo 2-2 tra le Merengues e Celtic Glasgow, attacca centralmente. La giocata è per De Luca. De Luca, l'arpiona va fino in fondo. De Luca! Subito un'apertura di secondo tempo. Ribalta il risultato, arriva il 3-2 del Celtic Glasgow. Rimonta completata. Se riesce a diventare l'azione d'attacco. Lascia in avanti. Rossi, un regalo! Incredibile! Il pallone regalato a Galiero che va a segnare il 3-3. Nuovo pareggio in questa gara veramente emozionante fra due squadre di livello molto molto simile. Difficile dire già chi la spunterà. Mancione, c'è da Amedeo. Amedeo inseguito, riesce a calciare col mancino Rossi. Salva. Attenzione, la palla ceduta da Amedeo. Resta lì, occhio a Galiero che va a segnare la tripletta personale. Roga molescazione. La palla entra. Tiro che si zacca nell'angolino, anche non fortissimo, però arriva la tripletta che vale il 4-3 per le Merendes. Ritornano in vantaggio. Incredibile! Che gol di Caputo! Non se lo aspettava nessuno, ma questo è un golazzo. Incredibile, 5-3. Il portiere non impeccabile, neanche questa volta. Caputo allontana tra i piedi di Luca, limite dell'area. De Luca cerca spazio, lo trova, viene rubata la palla da Amedeo che la gioca poi per Bilancione. Bilancione se la allunga, cerca con il destro, si contenta poi del corner. E ancora lui, l'eroe del giorno, Galiero, riesce a segnare il 6-3, va a firmare il poker personale. Dopo essersi piegati momentaneamente alle incombenze avversarie, addirittura subendo il vantaggio, sono tornati in partita gli uomini delle Merendes, hanno segnato altri 3 gol e adesso partita in ghiaccio. Amedeo, il passaggio per Caputo, intelligente, poi si propone al centro, Caputo cerca e trova Amedeo, che combinazione, fortemente voluta. Arriva il gol del 7-3 che chiude probabilmente i giochi. Ancora Galiero, non è sazio. Serve questa volta Bilancione proprio mentre finisce qui la gara con la vittoria per 7-3 delle Merendes. Ragazzi, le casacche, piacere. Eccoci proprio con Galiero, il migliore in campo quest'oggi in una bella partita da parte delle Merendes. Una partita
che diciamo siete riusciti a portare a casa nella ripresa dopo essere partiti bene. Poi cos'è successo nel secondo tempo? Secondo tempo un po' calo fisico, perché giocare alle due è sempre pesante, però siamo stati intelligenti a sfruttare le occasioni giuste e a limitare l'attacco avversario al meglio. Senti, sicuramente oltre ai tuoi 4 gol, una squadra che oggi ha girato estremamente bene, avete anche forse sprecato qualcosa lì davanti in certe occasioni. Qualcosa l'abbiamo sprecata, però siamo contenti perché i palloni che dovevano entrare sono entrati. Senti, a chi dedichi questa vittoria e questo tuo migliore in campo? Dedico a tutti i ragazzi che ogni giorno vengono alle 2 a giocare con me. Solidarietà, grazie.